Benvenuti al primo episodio della Ducati World Premiere 2022. Una puntata con la quale entriamo nell'universo Ducati Adventure, dedicato al viaggio, all'esplorazione, all'avventura. In particolare vi presentiamo un nuovo membro della famiglia multistrada, la moto ideale per godersi a pieno ogni viaggio. Agile negli spostamenti in città, sempre con lo stile inconfondibile e quel tocco di sportività che caratterizzano ogni Ducati. Confortevole, divertente da guidare e versatile. Intuitiva e tecnologicamente avanzata. Vi presentiamo la nuova multistrada V2. La multistrada V2 è la bicilindrica della famiglia che dal 2017 è stata migliorata ed evoluta senza sosta sotto ogni punto di vista. Un progetto che ha sempre dimostrato il suo valore, conquistando le prove comparative e superando estenuanti test di resistenza fatti dalle più autorevoli riviste del settore. In Ducati amiamo raccontarla attraverso il concetto Extraordinary Journey. Ci piace pensare che grazie a questa moto sia immediato inserire la prima, lasciare la frizione e provare subito quella sensazione di libertà, di viaggio, che sia con gli amici o in coppia, godendosi a pieno ogni momento in sella. Una moto che si presta a un uso ottimale in ogni contesto, dai viaggi a medio-lungo raggio e nell'utilizzo urbano tra dossi, svincoli e traffico. Ma ora è tempo di salire in sella la nuova multistrada V2 e lo facciamo con il nostro collaudatore ufficiale Andrea Rossi, per farci raccontare le emozioni che si provano guidandola per chilometri e chilometri. Bella è la Val d'Orcia. Bellissima. Però il viaggio è ancora lungo, andiamo. La ruota da 19 è la scelta perfetta per una moto così versatile. Dona una rotondità e una facilità di guida senza pari, perché la moto non tende mai a cadere dentro la curva o a forzare l'ingresso in curva. Questo ha tutto vantaggio anche dei piloti meno esperti, pur mantenendo un gran piacere di guida. Il motore testa stretta, 11 gradi, 937 centimetri cubici, ha una gran linearità e progressione di coppia. Questo garantisce gran facilità e piacere di guida. Però, quando vogliamo passare ad una guida sportiva, ha quel giusto livello di potenza che ci garantisce grandi emozioni. Grazie alla nuova ergonomia, la multistrada V2 è ancora più accessibile e confortevole. La multistrada V2S ha un pacchetto di sistemi di aiuto alla guida veramente completo. Questi però non risultano mai essere troppo invasivi, ma aumentano il piacere di guida. In più, le sospensioni elettroniche permettono di avere realmente 4 moto in uno all'interno dei vari riding mode. Quali sono le soluzioni tecniche che rendono possibile questo feeling così immediato? Come è stata progettata la nuova multistrada V2? Andiamo a scoprirne tutti i dettagli partendo dal design, elemento distintivo di tutte le Ducati. Il design della multistrada V2, elegante e sportivo allo stesso tempo, è caratterizzato da superfici pulite e linee fluide, tipicamente Ducati. Superfici che disegnano una forma imponente e filante. Un equilibrio ulteriormente valorizzato in questa moto dal lavoro di sviluppo fatto sulla nuova sella e la nuova coda, aggiornate per migliorare ergonomia e comfort. La multistrada V2 conta inoltre su una nuova raffinata grafica, che riporta il nome della moto su entrambi i lati. Come per tutte le multistrada, anche per la V2 abbiamo applicato il principio di forma che segue la funzione, dove ogni elemento ha una valenza non solo estetica, ma anche funzionale. Abbiamo infatti dedicato attenzione ad alcuni particolari specifici,
come le nuove cover motore e il montaggio dei serbatoietti freno e frizione, separandoli dai paramani per aumentare la robustezza della moto anche in caso di caduta. Infine, Multistrada V2 è stata perfezionata con nuovi specchi retrovisori, nuovi cerchi in lega alleggeriti e dischi freni con flange in alluminio, componenti raffinate di ispirazione Multistrada V4. Con il progetto Multistrada V2 abbiamo lavorato per realizzare una moto che potesse essere davvero versatile a 360 gradi, sempre più intuitiva, confortevole, divertente ed accessibile. Durante lo sviluppo i focus fondamentali sono stati l'ergonomia, la riduzione di peso, una serie di aggiornamenti al motore e tanti upgrade secondo un'ottica di continuo, incessante miglioramento che applichiamo alle nostre moto. Un lavoro di sviluppo importante è stato fatto sull'ergonomia della nuova Multistrada V2 per renderla più confortevole e più intuitiva, in grado di mettere a proprio agio qualunque pilota in qualunque situazione. L'altezza sella è ora di 830 mm, la sua forma è stretta, compatta fra le gambe del pilota, per permettere di toccare agevolmente a terra con i piedi grazie ad un arco del cavallo di soli 1790 mm. Questi numeri garantiscono massima sicurezza a moto ferma e migliorano la confidenza durante le manovre a bassa velocità, anche con passeggero e borse cariche. Inoltre, sono disponibili accessori dedicati nel catalogo Ducati Performance, come la sella bassa, che combinata con il kit sospensioni ribassate permette di avere un'altezza sella da terra di soli 790 mm, un risultato, in termini di accessibilità, davvero notevole. Il lavoro sulla seduta si è concentrato anche sul comfort di guida. La forma della sella prevede una zona piatta che garantisce al pilota libertà di movimento in direzione assiale, migliorando il comfort e permettendo a chiunque di trovare la posizione ottimale. La posizione di guida è resa più confortevole anche grazie a nuove pedane che assicurano una giusta abitabilità ai pilota di statura più elevata, evitando loro di piegare eccessivamente le gambe e permettendo così una posizione più riposante durante le lunghe percorrenze. L'attento studio ergonomico si rileva anche nel plexi, regolabile in altezza con una sola mano, e nel comfort garantito al passeggero, senza dimenticare l'elevata capacità di carico con borse laterali da 57 litri e top case da 48. Un importante campo di miglioramento è la riduzione del peso della moto, un'ossessione tipicamente Ducati che deriva dall'esperienza corsa. Lavorando su tanti elementi, siamo riusciti a ottenere un risultato di ben 5 kg di alleggerimento rispetto alla Multistrada 950. L'aggiornamento del motore, da solo, ha garantito un risparmio di circa 2 kg, tra frizione, 1,5 kg, relativo coperchio, tamburo cambio e bielle. Nel veicolo, varie parti sono state alleggerite, tra cui gli specchietti, quelli della Multistrada V4, le flange e disco freno anteriore e soprattutto i cerchi. La nuova Multistrada V2 monta i cerchi di derivazione Multistrada V4, più leggeri di circa 1,7 kg, una riduzione di peso che genera anche e soprattutto un miglioramento importante nel comportamento dinamico del veicolo. A catalogo Ducati Performance sono disponibili anche i cerchi a raggi, alleggeriti in maniera importante. La nuova Multistrada V2 è equipaggiata con l'ultima evoluzione del testa stretta 11 gradi da 937 cm3. Il motore, a distribuzione desmodromica, 4 valvole per cilindro raffreddata d'acqua, eroga 113 cavalli e circa 10 kg di coppia massima. Questo bicilindrico è molto lineare, gestibile e regolare ai bassi regimi, ma dotato di una coppia sempre pronta e vigorosa, che all'occorrenza è in grado di sprigionare tutto il carattere sportivo e adrenalinico tipicamente Ducati. Affidabile e robusto, il motore ha intervalli di manutenzione molto estesi, con cambio olio ogni 15.000 km e controllo gioco valvole ogni 30.000 km. Un motore la cui affidabilità e robustezza in lunga durata sono state messe alla prova da riviste specializzate. Dopo 50.000 km ha presentato componenti in ottimo stato e prestazioni addirittura migliori rispetto ai primi chilometri di percorrenza. Questa evoluzione del testa stretta 11 gradi introduce importanti miglioramenti. Il motore può infatti contare su nuove bielle, una nuova frizione idraulica a 8 dischi e il cambio aggiornato. Il risultato è una superiore fluidità e una maggiore precisione di cambiata, che facilita anche l'inserimento della folle. Un vantaggio
che diventa ancora più sensibile nell'utilizzo in accoppiata con i quick shifter, dotato di una logica di funzionamento ancora più efficace. La nuova Multistrada V2 è ora disponibile anche in versione 35 kW per una nuova generazione di multistradisti con patente A2. La nuova Multistrada V2 si presenta con una dotazione ciclistica di alto livello. Lo schema adottato per il telaio prevede un traliccio anteriore e due telaietti laterali fusi in alluminio. Il forcellone è un bibraccio in alluminio, mentre l'ampio serbatoio è da 20 litri. La ruota anteriore è 19 pollici, garantisce una guida fluida, facile, sempre con il giusto livello di reattività e precisione. Estremamente versatile, è ideale anche per un utilizzo urbano, dove le asperità e le irregolarità vengono assorbite migliorando sicurezza e comfort. L'impianto frenante Brembo può contare su un doppio disco all'anteriore da 320 mm con flange in alluminio e pinze monoblocco ad attacco radiale, mentre il disco posteriore è da 265 mm. Le sospensioni simmettive a controllo elettronico Ducati Skyhook rendono la moto confortevole e sicura in ogni situazione, perché regolano in maniera continua il freno idraulico in compressione ed estensione e garantiscono in questo modo l'assetto ideale del veicolo. Il sistema di gestione elettronica delle sospensioni, inoltre, permette una serie praticamente infinita di configurazioni, oltre 400, in termini di precarico e idraulica, in maniera indipendente all'anteriore e al posteriore. La nuova Multistrada V2 dispone di un pacchetto elettronico estremamente completo. I sistemi di ausilio alla guida la rendono una moto sicura, confortevole e performante. La dotazione elettronica include una piattaforma inerziale Bosch a 6 assi che permette il funzionamento cornering dell'ABS, che lavora tenendo conto dell'angolo di inclinazione della moto. L'impianto frenante, inoltre, è combinato front to back. Azionando il freno anteriore viene attivato in misura adeguata anche quello posteriore, per migliorare il feeling in frenata. Il sistema VHC, Vehicle All Control, facilita le partenze in salita, tenendo la moto frenata per qualche istante, ed è particolarmente utile in condizioni di moto carica e con passeggero. Quattro sono i riding mode, che agiscono sui sistemi elettronici di ausilio alla guida, sulle sospensioni Skyhook e sulla mappatura del motore, rendendo completamente personalizzabile il carattere della moto. L'impianto luce è full LED e il proiettore è dotato di cornering light, che garantisce l'illuminazione della parte interna della curva durante la percorrenza. La luce posteriore è equipaggiata di sistema Ducati Brake Light, che ne attiva il lampeggio durante le frenate violente. L'ampio cruscotto TFT da 5 pollici a colori ad alta risoluzione è un'interfaccia tanto sofisticata e gradevole visivamente quanto intuitiva per il pilota, che può interagire grazie ai controlli al manubrio retroilluminati. Piacere di guida, funzionalità e comfort sono assicurati infine anche dal Ducati Quick Shift, qui in versione up and down, dal cruise control e dal sistema hands-free. La Multistrada V2 è disponibile in versione standard nella classica colorazione rosso Ducati con cerchi neri e in versione S, a cui si aggiunge la nuova livrea Street Grey, con telaio nero e cerchi rosso GP. Per chi lo desidera, la Multistrada V2S è disponibile anche in configurazione travel, con borse, cavalletto centrale e manopole riscaldate. All'interno del catalogo Ducati Performance si può scegliere tra un'ampia offerta di accessori per esaltare sia le caratteristiche sportive, come lo scarico Termignoni, che le più turistiche, come ad esempio il plexi maggiorato o il sistema Ducati Multimedia System, per rimanere sempre connessi durante i propri viaggi. Siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto sulla nuova Multistrada V2. È un progetto che ha visto un upgrade ingegneristico solido, che rende la moto sempre più godibile, intuitiva e divertente. Una moto che trasforma ogni uscita in un viaggio straordinario. Godiamocela in azione!